Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium della serie Mesh Mixer. Oggi vi faccio vedere come utilizzare lo strumento scultura. Ovviamente prima di continuare vi raccomando, iscrivetevi e lasciate un bel like. Adesso andrò a fare delle modifiche necessarie a questo modellino che è Davide contro Golia, perché il personaggio non è proprio in sintonia con quello che era il personaggio storico. Infatti non so chi è sto matto che ha fatto questo modello, qua si vedono i capezzoli e non credo che all'epoca si usasse tipi di abbigliamento del genere. Quindi adesso andiamo a modificare questa zona proprio utilizzando gli strumenti scultura. Come si fa? Come avete visto ce l'abbiamo sul lato sinistro dello schermo. Io andrò a utilizzare questo strumento qua in alto. Questo mi permette di tirare dall'immagine o affondare. Nel punto di affondamento possiamo scegliere come farlo, in modo tondo, ovale o via dicendo. A me mi interessa appiattire in questo caso, quindi lascio come già avevo selezionato in precedenza. Quindi utilizzando un pennello non troppo grande, in questo caso ci avviciniamo ai 20, ingrandiamo un po' di più l'immagine e andiamo a lavorarci sopra. Mi raccomando, lavorate facendo sempre un clic alla volta, non tenete premuto, perché l'effetto che potreste avere non è proprio quello lì, quello che desideriamo. Ecco qua, se vedete, andiamo un attimo così un po' più sotto, ecco qui. Ecco, abbiamo fatto sparire uno, adesso passiamo all'altro. Quindi sempre facendo un clic alla volta. Ok, ritiriamo indietro l'immagine e vediamo. Ecco fatto. Come avete visto abbiamo eliminato quello che era per me un difetto, perché il personaggio originale non era così. Detto questo, qua mi sembra più un affeminato, senza offesa, eh? Quindi ruotiamo l'immagine. Anche qui c'è un difetto nel vestito. I vestiti dell'epoca non erano così aperti. Questo dovrebbe essere una specie di divisa, un'armatura, e non credo che le armature avessero dei punti critici. Quindi in questo caso, sempre con lo strumento scultura, questa volta andiamo a utilizzare lo strumento tira. In questo caso potremmo utilizzare questo qui, più leggero. Vedete, questo qua ha un tiro più lungo, questo più corto, e andiamo a utilizzare, diciamo, proviamo questo. Non male. Utilizziamo questo qui e così appiattiamo un po'. Troppo. Ctrl Z per ritornare indietro, sempre con un clic alla volta, e sfumiamo un pochettino. Ecco fatto. Adesso andiamo anche dall'altra parte. Ah, dall'altra parte non c'è. Allora, esc per togliere questo puntalino, così la rotazione avviene bene. Ah, solo da un punto c'era l'apertura. Sì, ok. Ottimo. Una cosa che potremmo fare è eliminare le costole qua dietro, ce le rimaniamo. Non le costole, vuol dire
non so come si chiamano le cose, qui voglio dire le cose, qui pure facciamo la stessa cosa, quindi con strumento scultura rimane questo qui, questo qua più tondo, no, piatto voglio dire, lo dobbiamo riempire un pochettino, quindi andiamo a utilizzare questo, usiamo questo, ok, e proviamo, ecco, ottimo, direi ottimo, così mi va bene, ok, al limite possiamo togliere anche questo qui, giusto che non mi piace questa specie di giglio. Non so neanche il significato, potrebbe mai aprire. Ecco. Andiamo a pulire qui. Un altro vantaggio di fare il click è il fatto che con CTRL Z possiamo tornare indietro anche di un solo passo. Se tiriamo premuto dobbiamo ricominciare da capo, perché poi ricominciamo da un lavoro più grosso. Vediamo, non male, ecco, ottimo, io credo che così possa andare bene, penso che ho corretto quelli che sono degli errori di questo personaggio. Andiamo a vedere un po', aspettate, andiamo a vedere qua, ok, andiamo a vedere un po' dall'alto, no, va bene, va benissimo, quindi non ci resta altro che salvarlo. A questo punto, visto che vi ho mostrato come funzionava questo sistema scultura, vi lascio e ci vediamo alla prossima, che vi farò vedere un'altra caratteristica di questo programma molto particolare. Niente, non dimenticatevi anche di condividere questo video anche con gli amici. Arrivederci.